torniamo sul nostro tema mensile, le donnine. Benvenuti su Gio Consiglia, un format che so che vi entusiasma tantissimo e non vedevo l'ora di portarvi questo contenuto questo mese, perché parliamo di Instagram e di influencer barra donne che mi ispirano e che ammiro tantissimo appunto su questo social. Partiamo subito perché sono tante e vorrei dare il giusto spazio a ognuna di loro. Sono tutte persone che onestamente ho iniziato a seguire non da moltissimo, principalmente io mi sono attaccata ai social, indovinate un po', in quarantena da marzo scorso, ma da allora io non ho mai smesso di seguire queste persone che hanno avuto modo di risollevarmi l'umore, farmi sentire bene con il mio corpo e con la mia estetica in tutti i modi possibili e che in un certo senso hanno sostenuto, tra virgolette, la mia causa di donna in quarantena. Quindi cominciamo. La prima persona che vi voglio portare in questo video è Martina Palma, in arte Marti Pal. Marti Pal è una donna che ammiro molto perché è riuscita, nonostante tutti i pregiudizi che ci sono sui canoni estetici, insieme ovviamente ad altre, ma io mi sono affezionata in particolare a lei, a diventare una vera e propria influencer, studiando e impegnandosi chiaramente, ma comunque riesce ad esprimere una bellezza incredibile, è una donna molto bella secondo me e soprattutto super super simpatica. Sicuramente se la conoscete sapete che anche le sue relazioni affettive, quella con il fidanzato Gio, con la sua amica Giorgia Di Basilio, con altre influencer sue colleghe, rendono tutto più divertente. Lei è una che mangia e gode del cibo, che non sopporta i cibi salutari, lancia dei messaggi molto body positive, è veramente un influencer da ammirare tantissimo, che io ammiro tantissimo per i suoi contenuti, perché riesce con saggezza a dedicarsi al nostro divertimento, alla nostra salute anche in un certo senso, e soprattutto è una persona che c'è, in qualche modo c'è sempre, salvo qualche eccezione, ma d'altronde andiamo tutti in vacanza prima o poi. Quindi io ringrazio Marti Pal per i contenuti che porta e per il valore dei contenuti che porta e per la persona che è. Molto valorosa in generale. Ho accennato a questa persona parlando di Marti Pal, Giorgia Di Basilio. L'ho iniziata a seguire appunto grazie a Marti Pal e anche lì non mi sono più staccata dal suo profilo. Gattara come me, come potete notare, lei vive per i suoi gatti, per la sua nipotina, ha una storia familiare molto bella dietro alla sua persona. In generale è un'appassionata di mode, di make-up, di novità appunto del beauty e delle mode, e ce le mostra da brava influencer, giustamente. Poi lei ha un fisico decisamente diverso dal mio, quindi onestamente non seguo sempre i suoi consigli, però ti dà modo di apprezzarti per quello che sei. Un messaggio che ho adorato del personaggio di Giorgia Di Basilio è il messaggio sulla terapia psicologica e sulla dermatillomania, che non conoscevo prima di conoscere lei, e la ringrazio tanto per avermi aperto a questo mondo, scoprendo che anche io ne soffro, e soprattutto è stata una delle prime che ho visto aprirsi sul tema della terapia psicologica, al punto da convincere anche me a seguirne una, senza vergogna, senza pregiudizi, stereotipi e via dicendo. Quindi Giorgia Di Basilio è un'altra di quelle influencer che sanno fare benissimo il loro lavoro, tra l'altro ha anche un altro profilo nel quale ti spiega proprio come diventare un social media manager, come curare meglio i tuoi profili social se vuoi diventare un influencer e via dicendo. Dicevo, oltre che far benissimo questo lavoro di influencer, è anche una bellissima persona, quindi omonima, ti saluto. Influencer famosissima per diversi motivi e soprattutto molto attiva da anni sui social, Alice Like Audrey. Alice Venturi, appunto in arte Alice Like Audrey, è una donnina simpaticissima, splendida. Anche lei combatte per il body positive, è bravissima nel make-up, è bravissima con il suo gatto, molto sensibile come persona, e spesso mi sono trovata a empatizzare con ciò che diceva, parlando della propria vita, delle proprie esperienze. È una persona simpaticissima, molto de panza, quindi sa fare il suo lavoro di influencer, ma senza essere invadente, con criterio, con molta empatia, appunto, come dicevo, ed è veramente una persona simpaticissima e splendida anche lei. Mi duole non averla seguita prima, ma più che altro perché prima
di quest'anno io non mi sono, ripeto, mai attaccata così tanto ai social come durante la quarantena e soprattutto per principio, stupidamente, non ho mai voluto seguire delle influencer pensando che l'unica cosa che facevano era solamente promuovere prodotti beauty, via dicendo. Alice fa molto più di questo e dimostra che non è così. Un personaggio che avevo iniziato a seguire anni fa, ho abbandonato e ho ripreso quest'anno, Eleonora Petrella in arte Ele Petrella, che trovate non solo su Instagram, ma anche su YouTube, che porta principalmente contenuti di moda, ma non è solo questo. Prima di tutto, lei è una donna molto bella, chiaramente, ma con dei difetti, difetti che non dovrebbero essere considerati tali, ma per i canoni comuni di bellezza anche lei non è esattamente la donna perfetta, perché non è altissima, ha dei difetti che lei stessa espone tranquillamente sui suoi social. E ci fa capire che nonostante una persona si dedichi alla bellezza, alle mode, via dicendo, è una persona vera come tutti noi. Infatti, sui suoi social, oltre a promuovere tutti i brand a cui lei si affilia, ci mostra anche la sua vita da casalinga, ci mostra alcune sue fisse durante la giornata, fa delle storie molto brevi anche e divertenti nel quale racconta aneddoti particolari della sua vita, della sua quotidianità. Ci racconta le sue esperienze emotive e non, insomma, Eleonora sicuramente vi darà dei consigli di moda utili a tutti, anche a me che non seguo le mode, per essere più fine, elegante, per uniformarsi quanto basta a quello che dovrebbe essere il rigore della moda, ecco. Però è anche una persona bellissima e simpaticissima. Personaggione che vi porto qua sicuramente non potrà vedere questo video perché in questo momento non è in attivo per i suoi motivi, se la seguite sapete perché, Cami Hawk. Sicuramente la conoscete tutti, non so se si può definire una vera e propria influencer, quindi io penso che rientri più che altro nel discorso delle donne che mi ispirano. È una donna anche lei con una bellissima storia dietro, con un passato difficile per certi versi, ma che ti strappa sempre una risata, che tu guardi una storia, che tu guardi un post, via dicendo, a parte ammirare la sua bellezza, ma comunque è capace veramente di strapparti un sorriso qualunque cosa faccia. La mia rubrica preferita del suo profilo è Femme Magnà, ma in generale tutti i suoi contenuti, anche i video IGTV, le recensioni, lei parla veramente di qualunque cosa le interessi e l'ammiro molto per questo. Io mi ispiro molto spesso a lei quando voglio creare dei contenuti. Non emulandola perché è impossibile, è una ragazza talmente particolare, piena di idee, che emularla sarebbe impossibile, però sicuramente come progetto social mi ispiro moltissimo a lei perché è una persona, ripeto, simpaticissima e io vorrei riuscire in questo tanto bene quanto fa lei. Sicuramente lei si è costruita il suo personaggio molto bene, è una donna di ispirazione. Consiglio caldamente di andare a dare un'occhiata al suo profilo se non lo fate già, cosa che reputo abbastanza impossibile. Perché sicuramente troverete qualche cosa che vi interessa sul suo profilo. In più, una cosa che mi piace tantissimo di lei è che riceve molto spesso pacchi alimentari, quindi non solo prodotti beauty e cose del genere, ma anche roba da magnà, che mi interessa molto di più. Quindi niente, Cami Hawk è assolutamente consigliata. Personaggio che ho conosciuto anch'esso in quarantena e da allora non vivo senza vedere le sue stories, Valeria Angione. Al pari di Cami Hawk, anche Valeria è una persona molto simpatica che crea contenuti divertentissimi a partire dai suoi reels, le sue storie, gli IGTV. Ci siamo tutti appassionati, tutti noi che seguiamo Valeria Angione ci siamo appassionati a cose che prima reputavamo assolutamente inutili e marginali nella vita, come per esempio le Winx, piuttosto che High School Musical, i puzzle. Io ho comprato un puzzle per dirvi, dopo aver visto le storie di Valeria Angione dove faceva i suoi puzzle e si divertiva a fare i puzzle. Ho ritrovato questa passione del fare i puzzle. Molto molto simpatica come ragazza, donna di ispirazione perché non perde mai il sorriso, quando lo perde comunque non fatica a divulgare la sua emotività sui social e questa è una cosa che io apprezzo tantissimo perché una volta che uno si crea un personaggio non è necessario che persegua quella strada sempre, quindi nel momento in cui Valeria Angione decide di essere divertente, è divertente tre quarti delle volte. Quando ha un momento down ci fa capire che anche lei è una di noi, non è un personaggio etereo e irraggiungibile.
è una donna come tutti noi, quindi anche lei assolutamente donna di ispirazione per essere se stessi sempre. Una donna che prima valutavo molto negativamente, ma che adesso mi si è svoltata da quando la seguo assiduamente, devo nominarla in questo video assolutamente, per quanto personaggio controverso, perché c'è chi la ama e chi la odia, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni mai avrei pensato di portarla in un contenuto di questo canale, perché ripeto, fino all'anno scorso la reputavo la classica influencer che faceva della bellezza un culto. Invece no, c'è molto di più dietro al personaggio di Chiara Ferragni. Ammetto che avevo iniziato a vedere il suo documentario su Amazon Prime, ma l'ho interrotto. Però attraverso le sue stories, i suoi contenuti, ho cominciato a capire che tipo di donna c'è dietro a Chiara Ferragni. Non è solo la biondina stupida che mostra i prodotti beauty, il suo brand e via dicendo, ma lei è stata capace di creare un vero e proprio lavoro, motivo per il quale io sto facendo questo video, perché altrimenti questo video non avrebbe un soggetto. È stata in grado di fare questo, di gestire tutto il suo lavoro complicatissimo, impegnativissimo, nonostante figli, marito e via dicendo. È una persona molto divertente, capace di affetti, capace di parlare anche di argomenti molto importanti, come ad esempio durante il coronavirus si è attivata tantissimo per manifestare il suo disappunto su chi non rispettava le regole, per incentivare invece a rispettarle, per essere tutti uniti in un momento così difficile. Nonostante la sua posizione molto in alto, lei si è messa sul nostro stesso piano di comuni mortali, sfruttando però la sua posizione di popolarità, che non è scontata come cosa, non ha agito nell'egoismo. Lei agisce sempre nel pensare chi la segue, e sono tante le persone che la seguono, sono tante le donne che la seguono pensando di diventare come lei. Ma io vorrei diventare come lei, non esteriormente quanto invece interiormente e cerebralmente soprattutto. Dovevo assolutamente parlare di questa donna in questo video, e ripeto, non pensavo di doverlo fare e che l'avrei fatto, ma l'ho fatto. Ultime due donnine di cui vi parlo in questo video sono due persone completamente diverse. La prima è Cristina Cicolari, in arte Chicky Big Poop. Io mi sono affezionata a questa ragazza in quarantena, sempre come tutte le altre, ma questa ragazza è sicuramente una ragazza comune. Lei lo ribadisce molto spesso, che lei è una ragazza normale, con aspirazioni normali, tutte cose normali, ma crea dei contenuti commentando programmi trash, commentando i suoi commenti degli haters e cose del genere, che ti fanno sentire veramente apprezzata in quanto donna, che non ti fanno sentire sola, che ti supportano. Insomma, sono tutte cose forse che si danno per scontate quando uno crea contenuti divertenti, segue un po' il flow di quello che si dice in giro. Lei non lo fa, lei semplicemente ti fa morire dal ridere, e poi ci sono tanti momenti nel quale risponde alle domande in maniera sempre divertente, fa delle imitazioni divertentissime. Si è creata un personaggio, insomma, che molto spesso viene criticato perché non ha peli sulla lingua, questa è una cosa apprezzabilissima, e allo stesso tempo è, ripeto, una persona che veramente non solo ti strappa un sorriso, ma proprio una sganasciata, una risata sganasciata di quelle pazzesche. Mi è capitato molto spesso di vedere le sue stories e i suoi video in tarda notte e di ridere da sola come una scema nel letto tra le coperte, quindi insomma, Cristina ha veramente una persona meravigliosa di cui dovevo assolutamente parlare. In ultimo, un influencer che adoro da sempre, da quando la seguo da tantissimo, forse è l'unica che seguo veramente da molto prima della quarantena, Shanti Leaves, alias Shanti Winiger, che nasce come attrice, con la classica storia dell'attrice in cerca di successo. In realtà è diventata molto di più, è diventata anche una scrittrice, devo assolutamente leggere il suo libro prima o poi. È diventata un influencer, appunto, quindi promuove prodotti beauty, fa fotografie, fa la modella con Alberto, che è il suo compagno, che fa il fotografo, quindi comunque sfruttano un po' questa collaborazione. Gli parla della sua vita, ma soprattutto una cosa che mi piace tantissimo di Shanti è che porta sul suo canale e sul suo profilo Instagram anche dei contenuti di psicologia spiccia, tra virgolette, spiccia quanto basta, nel senso che poi una volta che
l'argomento principale, lei è capace di approfondirlo in maniera molto bella, molto empatica. Io mi sono ritrovata molto spesso ad aprire un suo video e dire era proprio quello di cui avevo bisogno. Quindi è una persona veramente splendida, anche lei supporta il body positive. Non ci sono parole, io adoro Shanti, tutto quello che è, tutto quello che fa, la seguo sempre con molto molto piacere e quando possibile cerco anche di interagire con lei attraverso i suoi box e varie cose, quindi Shanti meravigliosa. E queste erano tutte le donnine che mi ispirano su Instagram. Voglio sapere quali sono le vostre qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo contenuto, i contenuti che porto sul canale, supportatemi iscrivendovi e cliccando sulla campanella. Noi ci vediamo sabato 20 con un episodio di Reaction, e so che lo state aspettando. Invece, il prossimo Gio Consiglia sarà l'8 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!